Finisce l'anno delle elezioni europee, inizia un nuovo anno per le istituzioni, un nuovo anno per l'Europa, un nuovo anno per i cittadini, per le lotte ancora tante da vincere, da combattere e da cercare di portare a termine. Penso alla lotta per un bilancio dell'Unione Europea più adeguato alle sfide attuali, un'Europa sociale, un'Europa che investe, un'Europa che sostiene la ricerca e la conoscenza, che sostiene l'attività dei cittadini, il loro impegno, la loro voglia di fare reti sociali, di solidarietà, di lottare per un ambiente sano, pulito, per un futuro, per il nostro pianeta e per i tanti, tantissimi giovani che scendono in piazza, giovani che spesso sono spinti da una cattiva mobilità, non la bella mobilità dell'Erasmus, dei progetti di volontariato, delle attività che anche l'Unione sostiene, ma una finta, cattiva mobilità legata alla mancanza di opportunità, giovani che sono obbligati ad andare via, a lasciare i loro paesi, un'Europa che sul proprio ruolo nel mondo ancora si deve interrogare. In questo inizio di anno, nei prossimi 2 anni, farà una grande conferenza sul futuro dell'Europa, così chiamata, per discutere insieme con i cittadini, con le istituzioni locali, con i territori, di quale futuro dare all'Europa, per avere un'autonomia strategica nel mondo rispetto a una realtà dove grandi paesi stanno costruendo una loro agenda di egemonia, di controllo, anche di divisione dell'Europa, dalla Russia agli Stati Uniti di Trump, alla Cina, in un contesto di zona, di regione limitrofa all'Unione Europea, quella del vicinato orientale e meridionale verso l'Africa, in grande tumulto, con il rischio di guerre, con una questione migratoria ancora non risolta. In questo quadro abbiamo bisogno di un'Europa che ritrovi i propri valori profondi, i valori di solidarietà, di cultura, di unione, di capacità di superare i conflitti che hanno segnato la storia dei popoli europei. Oggi viviamo in un'Europa più fragile del passato, dove un tempo, quando Jörg Haider decideva di costituire, di fare parte di un governo in Austria, l'intera Europa fermava l'estrema destra, costruiva un argine. Oggi questa destra nazionalista, dura, violenta e nazionalista in un senso che avevamo forse quasi dimenticato, va invece a essere presente e forte in tanti paesi europei. E la capacità di azione dell'Unione è bloccata da governi che decidono che vogliono ottenere il massimo dall'Unione Europea, ma dare il minimo dal punto di vista dell'impegno comune, ottenere magari i fondi europei, ottenere delle possibilità, ma promuovere un'agenda di cosiddetta democrazia illiberale. Io da giovane, prima di essere eurodeputato, ero stato a protestare davanti al Parlamento ungherese, di fronte al primo periodo del potere di Orban, e eravamo con i movimenti giovanili una decina di anni fa, quando nessuno ne parlava. Ecco, lì era iniziato uno scivolamento, una perdita di libertà, di diritti da parte di quel paese, che poi abbiamo visto dove ha portato. Oggi ne parlano tutti e sappiamo che Orban è il campione, il riferimento anche di quei nazionalisti italiani che vanno contro i nostri interessi, vanno contro gli interessi dell'Italia. L'Italia è un paese che ha bisogno dell'integrazione per essere forte, per dare risposte anche ai cittadini, per riuscire a dare speranze e opportunità per tutti, anche per quelle persone che oggi si sentono emarginate e non sostenute dalle istituzioni, che vanno invece riportate a credere nella buona politica, nelle istituzioni. È uno sforzo gigantesco, ma l'Europa così come oggi è la migliore alleata di questi nazionalisti. È un'Europa incompleta, un'Europa che non è all'altezza delle sfide della globalizzazione di oggi, che ho ricordato e tratteggiato. Quindi abbiamo bisogno di un impegno comune per un'Europa che ricominci a lottare per i diritti dei propri cittadini, che ritrovi l'orgoglio dei propri valori e della propria storia. Io credo che si possa fare, si può fare se saremo uniti, se sapremo unire le energie che tantissimi hanno messo in circolo per battaglie fondamentali. Ho ricordato quella
per l'ambiente, ma penso alla lotta alla mafia nel nostro paese, alla lotta per i diritti dei lavoratori, per una conoscenza, una università, una scuola a misura degli studenti. Tante lotte sociali che a livello nazionale ed europeo devono trovare un'unità, una forza che possa spingere le istituzioni europee a ritrovare il senso della propria missione.